Sono nel pieno del traffico di Bangkok a mezzogiorno e attraversando la strada all'improvviso vi potreste trovare in un posto così. Di giorno potete trovare tutti i baracchini che vendono frutta, pesce fritto, pollo, verdure, ma di notte si trasforma da così a così. Si parla molto della prostituzione in Thailandia, Lady Boy, questo, quello e quell'altro, ma sinceramente io non mi ero minimamente reso conto di quanto un posto così possa rappresentare l'inferno per quanto mi riguarda e il paradiso magari per altri. Se ci fate caso, è una via minuscola, 150 metri, ma è qui che succede di tutto. Però per raccontarvelo, a sto punto, mangiamoci qualcosa, dai. Yeah. Ok, questo locale che usa questo baracchino di giorno per servire da mangiare è uno di questi tantissimi posti dove di notte si consuma l'impossibile. Quando sono arrivato in Thailandia non avevo nemmeno la minima intenzione di fare un video del genere, che sinceramente argomenti come la prostituzione, la droga e diciamo tutte le perversioni possibili e immaginabili non mi interessava raccontarle, però in qualche modo sono venuto qui per capire un po' di cosa si trattasse e questa cosa mi ha letteralmente sconvolto, ma a livelli tali che sto realizzando un contenuto che non avevo in programma di realizzare. Finisco un attimo e vi spiego. Per farvelo capire al meglio, il modo migliore è in realtà quello di partire dall'inizio. Letteralmente dall'inizio, dall'inizio della strada. Come vi dicevo prima, si estende tutto per 150 metri. La prospettiva da lì è incredibile perché ti fa capire proprio come sia piccola questa strada rispetto a tutto il resto. Cioè, ricordiamoci che Bangkok è una città di 10 milioni di persone. Una città di 10 milioni di persone e 150 metri prendono l'attenzione del mondo. Un'altra cosa fondamentale è che prende l'attenzione del mondo per i ladyboy. Sì, ci sono, però in generale è proprio un luogo di perdizione dove una volta entrati, se non state attenti, non ci uscite più, ma per davvero. E studia tutto per farvi stare qui più tempo possibile. Comincia con il baracchino dell'erba, quindi vi fate una canna ancora prima di cominciare, state a posto. E ancora prima di entrare nel merito trovate questi locali dove non c'è nient'altro che musica dal vivo ed alcol. Però la cosa incredibile è che sono studiati nei modi di fare per farti ubriacare il più possibile. Cioè ti fanno sedere, tu sei ancora sobrio, ancora non hai cominciato la serata, ancora non hai fatto niente. Ti dicono cosa vuoi ordinare, cosa non vuoi ordinare, cercano di tranquillizzarti il più possibile. Ordini, il colpo di genio è che non ti fanno pagare e dicono no, non devi pagare. Paghi soltanto quando hai finito di bere la birra. E nel frattempo tu ti bevi la birra, ascolti la musica che è anche piacevole, e visto che comunque questo posto in qualche modo ti piace, a questo punto dici, da che ne volevi bere solo una? Dici, vabbè, che faccio, non ne bevo un'altra. Così è l'inizio della fine. Fortunatamente di questa cosa me ne sono reso conto in tempo, cioè avevo subito percepito che c'era qualcosa che non andasse. Una volta superata la prima fase, vi ritrovate nel mezzo di questa stradina, dove ovunque ci sono ragazze che in qualche modo vogliono che voi entriate nei locali, che possono essere sia ragazze che lady boy in generale. E la cosa incredibile è che tu passi per queste strade e loro ti tirano letteralmente per farti poi entrare in questi locali. Per capire l'essenza di questa cosa me li sono girati un po' tutti quanti, per capire effettivamente come funzionasse e come non funzionasse la cosa. Ci tengo a specificare che la prostituzione in Thailandia non è legale. Ognuno di loro ha lo stesso format, però che vende in modo diverso. Ovvero ci sono locali più aggressivi, locali meno aggressivi, però di base come funziona? Voi entrate e ci sono tutte queste ragazze numerate che dire che ballano è sbagliato, si muovono. Lo scopo del locale è quello di farti scegliere una di loro o più di una di loro per far sì che poi ti faccia compagnia durante la serata. Commercificazione totale, vedi queste 20-30 ragazze che si muovono, fanno nude, non nude, il quale scopo è quello lì di affiancarti poi al tavolo vestite. E qui emerge un altro aspetto molto interessante. Io sono entrato in un locale dove ho scelto una ragazza perché mi sembrava quella più tranquilla e ho cominciato a parlare con lei specificando che non cercavo niente di sessuale. Il discorso era sto qui ma non voglio niente da te, parliamo, chiacchieriamo. E la cosa incredibile che è emersa è che queste ragazze non vengono pagate dai locali ma vengono pagate in base ai cocktail che tu gli offri.
tipo ogni drink costa all'incirca 200-250 baht, poi dipende dai locali. 100 vanno alla ragazza e il resto va al locale. Quindi il compito della ragazza è tenerti il più possibile incollato, perché più drink tu le offri, più le guadagna. Perché ci sono dei locali, quelli più spinti e quelli meno spinti, cioè dove ti mettono veramente le mani addosso e se non stai attento... Cioè, è la fine, perché voi immaginate, avete bevuto, magari vi siete drogati un pochino, non capite più un cazzo, vedete sesso ovunque, ciao, è la fine, cioè vi fanno tutto, tutto il portafoglio. Come se non bastasse, in realtà tutte queste ragazze qua si prostituiscono. Però in che modo? Una volta che voi avete offerto il drink, una volta che avete fatto questo, una volta che avete fatto quello, quello e quell'altro, se volete uscire con lei fuori dal locale, bisogna dare una royalty al locale e pagare la ragazza. In particolare, parlando, mi sono specificato che al locale vanno 800 baht e alla ragazza solitamente dai 2000 ai 3000 baht. 2000-3000 baht sono all'incirca 60-70 euro, 800 baht sono una 20-22 euro. Non sono precisi questi conti, però più o meno 10 euro in meno, 10 euro in più, queste sono le cifre. Veramente è un mondo assurdo, veramente studiato per fotterti e vendendoti tutte le perversioni possibili e immaginabili, alcol, droga e sesso. Poi un'altra cosa che mi ha stupito tantissimo di questi locali sono state le persone che si trovano al loro interno, che sono principalmente coppie molto giovani o persone che vanno dai 60, dai 50, 60 più in poi, cioè proprio persone che se le vedete senza speranza direi, che qui però hanno tutta la speranza del mondo, e qualche gruppetto di amici. E poi c'è gente in solitaria, tipo me. Questa è la principale via, ma un'altra cosa allucinante succede sulla strada principale, che è quella lì, dove tra l'altro tutto questo cavalcavia che vedete è la metro. E passeggiando proprio su una strada come questa, però dall'altra parte, trovate tutte queste ragazze o ladyboy, insomma, quello che è. Perché, ripeto, sì, ci sono i ladyboy, sì, sicuramente questo, sicuramente quell'altro. Però, come dire, non è l'unico aspetto. È quello che magari può attrarre più interesse, sul quale si fanno più meme. Però, appunto, ci sono tutti questi aspetti più intrinsechi che sono comunque, dal mio punto di vista, interessanti da vedere. Dove ci sono tutte ragazze e non fanno nient'altro che osservarti mentre cammini, o a volte in qualche modo cercano proprio di braccarti per fermarti, per dire scegli me in qualche modo, caso quella è pura e vera prostituzione. E niente, cioè veramente la cosa allucinante che mi fa pensare tantissimo è che il mondo, quando pensate a Thailandia, principalmente ha l'attenzione su una strada di 150 metri rispetto a tutto il resto. Mi devo andare da Bangkok, mi devo andare da questa città, è deleteria, veramente.